Allora ragazzi, adesso io attivo un registratore, lo metto in tasca e vediamo se riusciamo a catturare eventuali voci o rumori che magari non percepiamo con a orecchio. Questo è uno strumento che ci permette appunto di catturare cose che noi non percepiamo. Registratore parte 1. Facendola brillare e abbiamo catturato la tua voce, una voce alla risposta di Max, tu hai risposto sì. Rifagli la domanda, Max. Mi trattavano bene qui, mi pare che... Poi non so se era Riccardo. Esatto. Però vabbè, io non l'avevo nominato il... Vi rifaccio la domanda, se c'è qualcuno qui, vi trattavano bene? Questo lo appoggio qua, certo, vediamo se... Sei qui? Ti ricordi? Cioè siamo anche... Ti ricordi l'altra volta quando hai detto? Io avvicino la mano e suona. Ok. Abbiamo capito che sei qui. Perfetto. No. Noi abbiamo un registratore in tasca. Possiamo raccogliere... Possiamo raccogliere la tua voce. Siamo un po' lontani così, non c'è rischio neanche di interferenza, vabbè, la torcia. No, non abbiamo niente, i telefoni sono in modalità aerea, però, quindi... Strano, guarda, che mio! Ha appoggiato al muro, ha iniziato a... Ma sei Riccardo? Se sì... Fai brillare per piacere fino al rosso, se sei Riccardo. Sei un bambino? Se sì, fallo brillare, per favore. Hai sentito? Hai visto? Brillante, però... Ok. Ma... Grazie. Ma volevo chiederti io, quindi non sei un amico di Riccardo, lo fai brillare? Se non sei amico di Riccardo, fai brillare fino al rosso, per piacere. Quindi mi confermi
Sei qui in mezzo a noi? Fallo brillare, per favore. Ha brillato? Ha brillato? Fino al verde, ma ha brillato. Guarda. Sì, qualche segnale. Guarda. Però, c'è un unico autore lui. Non ancora dopo anche con la... al massimo con la porta. Provo a vedere se... aspettiamo un attimo, vediamo se... vediamo fuori qualche... Cioè... Vi trattavano bene in questo posto? Se sì, fallo brillare, per favore. Se no, non fallo brillare. Non li trattavo bene, Max. Si... si manifesta quando vuole lui, nel senso che io mi muovo e qui segnala. Vuoi comunicare con Max? Se sì, fallo brillare. Io spengo la torcia così almeno non c'è nessun rischio qua. Siamo qui in pace, non siamo venuti per disturbare, se l'abbiamo fatto chiediamo scusa, siamo solo curiosi. Quindi fai brillare il K2, facci capire che sei qui in mezzo a noi. Qui ti ricordi che avevamo lasciato una monetina? Sì. Avevamo lasciato una monetina, adesso non mi ricordo se era più A. Sì, qualcosa genere. Una monetina qui. Gialla, era un giocattolino. Ti ricordi di una monetina lasciata qui? Se sì, per favore lo fai brillare. Una monetina gialla con un sorriso è stata lasciata qua. Vedi, lo prendo un brillo. Noi l'avevamo messa qua la monetina. Vuoi che accendiamo la ghost box per vedere se puoi dirci qualcosa, qualche parola, capirci un po' di più? Se sì, puoi farlo brillare fino al rosso. Sì, però ha risposto. Cioè, qualche lucina, però... E brilla quando vuole lui. Brilla quando vuole lui. Quindi... Sì, c'è da dire che questo è il posto dove... dove c'è più segnale. Sì, sì. Perché ha sbrillacchiato là, ma poi dopo basta. Qui... qui ogni tanto sbrillacchia... Ma è tuo, il mio è fermo, Come potete vedere, ragazzi, quello di Max è come se volesse parlare con lui, in effetti, ma come brilla. Però ti faccio la domanda, mi rispondo. Vuoi comunicare con me? Obrigato. Però devi farlo brillare fino al rosso. Ce la puoi fare, se riesci. Puoi farlo brillare fino al rosso? Max, io adesso non voglio dire. Però io con la coda dell'occhio ho visto passare qualcosa. No, non lo so, qualcosa di bianco. Adesso non so se è per fare. Ma quando mi sei girato qui. Questa è la mia guardare l'immagine. Quella volta che ti ricordo, sotto la porta. Questa è qua. Sì, che poi sono entrati qua, che tu hai visto un'ombra così quella entrava e poi dopo qui abbiamo un po' il segnale, sì. Ma è la stessa ombra. Non lo so, no, ma non ho risposto a lui. Ho visto passare qualcosa qui. Sei tu che sei passato adesso qui da parte a me? Ti ho visto qualcosa. Mi puoi confermare, per favore? Facendo brillare lo strumento? What? Intermittenza! Fermati! Fermati! Ci stai prendendo in giro? Cioè, avete visto, ragazzi? Cioè. Ma questa cosa non mi piace. Stiamo attenti. Non capisco che cosa vuol dire. O meno che non. O meno che Max. Ma c'è anche una cosa. A meno che non riesci a comunicare. Fa fatica. Ma ha dato ragione, mi sa.
ma fai fatica a comunicare con noi, con lo strumento, con questo K2. Sai cosa possiamo fare? Ma che belli! Allora, facciamogli. Poi uguale vanno. Allora, vuoi che comunichiamo con quell'altro strumento che abbiamo utilizzato nell'ultimo video che abbiamo fatto qua, la Ghost Box, per vedere se si può tirare fuori qualche parola? Se sì, fai brillare. Se vuoi, ci prende in giro, cioè, no? Ci prende in giro. Perché guarda, perché stai facendo tu, se posso, perché mi sa che stanno incazzati, mi sa che non vogliono che comunque, io ho preso questo, guarda che lei sta andando qui. Non volete comunicare con questo? Non voglio. Non volete comunicare? Non voglio. E poi vedi, ti dà molto più in vino. Cioè, se fosse un'interferenza, dovrebbero guidare tutti la stessa maniera, insomma. Va là. Ok, ti stiamo dando fastidio? Gentilmente, fallo brillare. Fagliare tu la domanda. Ma ti diamo fastidio? Beh, facci il favore di rispondere, perché non ci vuole rispondere a nessuna domanda. Ha risposto adesso alla domanda, a meno che non fa fatica e allora arriva in ritardo. Quando, bravo, esatto, gli stendiamo. Ok, io ho capito che gli stiamo dando fastidio. In effetti, quando io ho preso questa, come ho preso la Ghost Box in mano, hanno iniziato per dire no, basta, finito, cioè, hai capito? A me mi ha dato questa impressione qua. Magari mi sbaglio, però secondo me è questa. Non vi piace la Ghost Box? Per capire se possiamo comunicare con qualche parola, con qualche suono. Possiamo? Guarda. Dateci un segno. Io l'ho messa via. Non diamo un segno, ma non rispondo. Io l'ho messa via. Io forse ho capito che non volete comunicare con questo strumento. E rispettiamo la vostra scelta. Sì. Continua a brillare, vabbè, niente, andiamo. Ci sono movenze particolari, ok. Io scusate il disturbo, noi chiudiamo, rimanete qui in pace, grazie. Ci prendo un po' in giro. Sì, sì, abbiamo l'impressione di andare. Ci accendiamo un anno, va. Può essere così, perché non è già niente. Sì, sì, la mia maniera. Sicuramente questo è vero. O non riescono a comunicare tanto con noi, e quando hanno quell'energia hanno il picco, no? Hanno il picco di energia e automaticamente fanno brillare la stessa cura. Ma io sto comunque. Dove? Un'ombra. Passare la telecamera? Adesso non so se puoi vedere da un cazzino. Ti puoi vedere, no? Sì. Ma cavolo, io sono un mondo, faccio io. Poi vedo un attimo. Ma proprio un attimo, è stato. Ho visto un'ombra. Stavo filmando lì nel buio, ho detto vediamola. Però voglio rivederla subito se è stata un'impressione mia o. Perché io sto guardando l'obiettivo però, raga. Questa. Sì, poi non so se si vede dalla vista. Sì, adesso dopo. Qui ho zoomato perché volevo vedere, cioè è bello, era anche bello tutto buio. Oh, aspetta, io ho visto l'ombra che guarda. Aspetta, guarda l'ombra che attraversa. Sì! Fanno brillare l'attrezzatura. Ma io ho visto come un'ombra, Jerry. Dove?
Ma era un'ombra grande però. È giusto dove c'è il... La parrucca. Dove c'è il bagno. La parrucca e quel bagno dove tu avevi visto l'ultima volta l'ombra che entrava dentro. Che poi dopo noi abbiamo trovato il segnale, ti ricordi? Esatto. Però io l'ho vista da lì che facevo così. Attraversava il muro, poi non so se è entrata nel bagno, eh. Sì, però... sì, entrava direttamente nel bagno. Ha avuto proprio questo cammino qua. Così, ha fatto così. Da qui è andato dentro. Quindi vuol dire che era lì che ci stava osservando se stava andando via oppure no.